Buongiorno e buon caffè. Guardate che cielo alle mie spalle, purtroppo non si vede, ma è un blu meraviglioso. Parabola della misericordia, parabola del re che condona un debito da 10.000 talenti a un suo servo, il quale poi dopo si rivendica, o perlomeno non applica lo stesso criterio, con un suo compagno e per 100 denari lo manda in galera. Due osservazioni interessanti che mi è capitato di cogliere questa sera e che volevo condividere con voi. La prima, non dico amara, però comunque fa riflettere. Questo re che si indigna, che alla fine se la prende con il servo, che non ha mostrato misericordia con il suo compagno, non è che fa scarcerare il compagno, non è che prende il compagno e lo tira fuori di prigione. Quello sembrerebbe nella parabola che in prigione resta, anche se ha ragione. E questo è un punto su cui ragionare, su cui riflettere, perché comunque il fatto di essere dalla parte del giusto non ci toglie necessariamente dalle difficoltà. Ma c'è un altro punto che mi ha indotto un po' a riflettere di più, perché questo re richiede la restituzione di 10.000 talenti al servo. Ma se è una restituzione, se è un debito, questo servo questi 10.000 talenti li ha avuti. E la domanda è: ma che cosa se n'è fatto? Ma che cosa rappresentano questi 10.000 talenti nel quadro della parabola? Sarà mica tutte le grazie, tutte le opportunità, tutti i talenti, appunto, e non è un caso che il termine usato sia quello, che ci sono date dalla vita, che ci sono date nella vita, che ci sono date per la vita e che alla fine sprechiamo? Sarà mica che dobbiamo approfittare di questi talenti di cui siamo debitori, e non soltanto quindi sia una questione di misericordia, ma anche una questione di impegno, di fare le cose che vanno fatte, di far fruttare questi talenti, in qualche modo di rendere conto di quello che dobbiamo fare. Che cosa ne dite? Buongiorno e buon caffè.